Allora, ruota sgonfia. Okay. Ruota sgonfia. Hai bucato, sei per strada, hai bucato. Strada, ovviamente. Ti metti di lato. Di lato, primo accorgimento. Esci i tuoi attrezzi. Puoi farlo con la levetta o senza. Innanzitutto gonfiamo quella vecchia e vediamo dove è il buco, se è la parte esterna o interna o addirittura laterale. Il cerchione va messo sempre, la levetta va a sinistra. Ma la leva non si può mettere dall'altra parte? Vabbè, di norma va sempre a sinistra, che una volta che tu hai finito il disco è caldo, quindi per evitare di andare lì a toccare. Ammontata. Perfetta. Woo! E voilà. Puoi andare, oltre. Stringo un po' e blocco. Ma sono contento, la gonfio del tutto e la rimetto. Cosa significa spostarsi in automobile? Stare imbottigliati nel traffico, avere la bambina che piange per... E migliorare la viabilità di tutta la città. Io penso intanto che sia un cane che si morda la coda. Perché? Perché più persone utilizzano le auto, più traffico c'è, più i mezzi pubblici rallentano. Abbiamo la rondellina. Allora, freno anteriore. Freno anteriore, quindi collegare questo cavetto. Devo cercare di piegare. Vedi lo spazio che c'è. Sì, c'è piuttosto più qua. Dovrebbe essere al contrario. Spazio dietro. Ma siccome giro qua, però qua è un po' prendita. Ciao, mi chiamo Daniel Lefosse, sono qui alla Ciclofficina Perez per imparare molto di più su come diventare meccanico di bici. La Ciclofficina Perez, quando ci sono venuto la prima volta, tipo, me l'aspettavo un po' più grossetta, però comunque è molto carina, è strutturata per bene, è organizzata per bene, hanno le parti delle bici proprio selezionate e messe in alcuni punti, quindi non puoi dimenticare dove sono le ruote, dove sono le catene, dove sono tutti i pezzi che compongono materialmente una bici. Sono venuto qua per imparare a fare altri lavoretti che sulle bici puntualmente non ho mai imparato a fare, ma anche qua ho imparato a farle con le mie magiche mani e diventare da un amatore a un professionista vero e proprio, e quindi permettermi di lavorare in un'officina di livello più alto. Uno, se cambi la camera d'aria poi non te ne frega niente. Io sono nato, cresciuto e vissuto, diciamo, fino a un certo periodo della mia vita in questo quartiere. Il quartiere è molto duro, molto arido, e quindi veramente penso che poi voi possiate essere un'oasi nel deserto e possa insegnare qualcosa, una visione diversa. Ho visto qui bambini sorridere davanti a voi, davanti alla vostra ciclofficina. Lo trovo veramente un avamposto che può dare qualcosa di diverso, che in giro non c'è, ma io credo che non ci sia neanche, diciamo, non solo nel quartiere, ma che non ci sia proprio nella città. Ci sono dei posti dove si vendono biciclette, bla bla bla, e c'è solamente business. Ma riuscire a trovare un posto, per trovare altri appassionati ciclisti che parlano di cose di ciclismo e parlano di cose belle, di cose buone. Questi sono molto più potenti, perché avendo il braccetto più grande fai meno sforzo nella leva, però ha più potenza. Attenzione, se non hai guanti, faccio proprio di nuovo. Meglio. Adesso è lieve, sicuramente appena dai la giusta pressione se ne va a posto. Ok. E quindi do un po' di millimetri di spazio sul retro, però tu sicuramente non avrai questo tipo di freni. Tu hai quelli a pinza. Forse sì. A pinza praticamente potresti usare una pinza a pappagallo. Questo. Sono due settimane da questa parte, se no viene da
attenzione, abbiamo praticamente un manometro e praticamente tutto questo futuro. Qualche famigliola, qualche mamma che vorrebbe connetterla in piedi per utilizzarla? No, è impegnativa. A parte che gli erano qua difficili. La seconda scivola deve mettergli qualche prodotto, secondo me. No. Ho scoperto questi corsi, queste lezioni di workshop di ciclofficina tramite Facebook e Instagram, le pagine social. Può essere utile ovviamente dovessi trovarmi in situazioni di difficoltà, anche come cambiare un semplice una camera d'aria, o regolarmi il cambio da sola, o sistemarmi magari qualche vite che si è svitata di qualche componente. E forcella ammortizzata, una forcella comunque classica, comune, una fountain. Con il blocco al manubrio, poi abbiamo freni a disco idraulici, entrambi ovviamente posteriori, e il cambio a trasmissione 3x9 con tre corone anteriori e 9 marce dietro. I pedali sono quelli flat e hanno una presa migliore sul piede che evita che ti scivola durante la pedalata, soprattutto se raggiungi determinate velocità o devi fare molte scaffe, molte buche. La può pure capitare. Il tuo chilometraggio settimanale? Il mio chilometraggio settimanale, soprattutto perché lavoro come rider, non tanto per il tempo libero, è dai 120-150 a settimana. Dipende ovviamente poi quante consegne riesco a fare. Cioè, ovviamente lo sappiamo tutti come il traffico di Palermo è una bolgia di un tappeto di macchine dove c'è un minimo spazio libero, ognuno cerca di infilarsi, quindi tu come ciclista che sei una nullità sulla strada non sai neanche dove posizionarti, e poi ovviamente nessuno tiene tanto conto di te, comunque devi essere sempre che devi pensare, prevedere, pensare prima dove posso posizionarmi, la posso mettermi, sta arrivando la macchina a velocità. C'è l'altra macchina accanto, quindi non mi posso più allargare. Tante piccole cose.